non erano troppo difficili. Uno era molto bello sulla felicità, poi però c'erano alcuni testi su Primo Levi, l'analisi del testo, però io ho scelto quello sulla felicità che mi sembrava quello più adatto. Ma ti aspettavi Primo Levi oppure ti No, aspettavi Primo Levi no, qualcos'altro? mi aspettavo D'Annunzio e Pascoli. Tra l'altro Primo Levi non l'abbia neanche fatto e quindi non sapevo come farlo. E qualche previsione per domani? Cosa ti aspetti? Non lo so, matematica sarà dura. Poi avendo una sperimentazione differente avrò anche un testo più difficile degli altri, però speriamo in bene. Le tracce erano abbastanza belle, alcune, altre a me hanno lasciato perplessa. Per esempio, la citazione del discorso di Mussolini dopo il delitto Matteotti, messo allo stesso livello, discorso di altri politici, mi ha lasciato quantomeno perplessa. Questo. Mi è piaciuto molto il primo tema, quello di analisi del testo. Anche gli altri, questo mi ha lasciato, diciamo, perplessa e anche altri colleghi, devo dire la verità. Sinceramente no, pensavo per italiano, non pensavo uscisse Levi, che non l'ho neanche fatto, però vabbè, speravo in Pascoli. Vabbè, Gli UFO? UFO ho fatto quello come tema, probabilmente l'hanno fatto la maggior parte delle persone, ho trovato quello più fattibile, Hai diciamo. usato internet per consultare, per cercare di capire quale tema potesse uscire, quale traccia? Beh, ho provato, però non avevo certezza assoluta, infatti, come al solito. Sono state cose infondate, come al solito. E per domani hai qualche previsione, qualche timore oppure qualche aspettativa? Ma timore sì, però di matematica è sempre abbastanza difficile, poi speriamo. Ma ci ha sorpreso quello di storia, perché parlava delle foibe, quindi era un argomento che si tratta poco a scuola, specialmente appunto durante il programma. E le altre tracce mi sembravano buone, nel senso la prima forse Primo Levi, io non l'ho fatta personalmente, quindi l'ho scartata, però le altre come argomenti sembrano buoni, piacevoli. E ti aspettavi comunque che uscissero queste tracce oppure in base magari anche alle previsioni che siete andate a consultare su internet, penso. Ma ammetto che non ho guardato molto le previsioni, in quanto di solito sbagliano, quindi non saprei dire. E previsioni per domani invece? Qualcosa, qualche sensazione? Boh, spero che ci siano cose, soprattutto rispetto al programma fatto quest'anno, però ci può essere tutto. Hai consultato No, internet? no, no, no. No. Ce n'era una, quella sulla musica, che mi piaceva abbastanza, quindi me la sono cavata abbastanza bene. Perfetto, e previsioni invece per domani? Domani la vedo un po' male perché noi abbiamo pure il compito più difficile, essendo la sperimentazione PNI, e non siamo tanto preparati. No, ma avete studiato, avete accumulato ansia, stress. Raccontami un po' com'è l'esame di maturità. Diciamo che se si accumula ansia non si studia, però più si accumula ansia meno si studia, anzi anche senza ansia facciamo un po' fatica a studiare, però. Hai qualche trucco per rilassarti, no? Ma stiamo cercando, però. Perfetto, in bocca al lupo.